Ok, dopo aver studiato il moto rettilineo uniforme, caratterizzato da che cosa? Che cos'è che caratterizza il moto rettilineo uniforme? Prima è rettilineo se la traiettoria è parte di una retta ed è uniforme se la velocità non cambia nel tempo, cioè è costante. Okay? Questa proprietà fa sì che la legge oraria, cioè il fatto che la velocità sia costante, vi ricordo che la velocità è definita come lo spostamento di un intervallo di tempo, la legge oraria è una equazione di primo grado. Nel piano cartesiano Px, posizione e tempo, questa legge oraria è graficata da una retta, perché la velocità è costante. Il significato geometrico della velocità nel piano della legge oraria è quello del coefficiente angolare della retta. La pendenza della retta dà la velocità. Se mettiamo in grafico posizione verso il tempo e otteniamo una retta, il moto è uniforme, la velocità è costante e la pendenza della retta è interpretabile come la velocità. Ok? Breve riassunto del moto rettilineo uniforme. Non tutti i moti sono uniformi. Se dovessi trovare un moto dove la posizione rispetto al tempo non è data da una retta, ne concluderei che il moto avviene a velocità variabile, la velocità cambia. Non posso più dire che V è costante se, ad esempio, avessi un grafico che in XP è una curva. In questo caso la velocità cambia nel tempo, non ho più una retta. Ok, oggi vediamo un esempio di moto non uniforme. Se la velocità non è costante, parlo di moto vario, cioè non uniforme. Siccome la grandezza della velocità cambia nel tempo, è utile andare a misurare quanto rapidamente la velocità cambia nel tempo. Quindi V cambia quanto rapidamente la grandezza fisica che misura la rapidità con cui cambia la velocità si chiama accelerazione. Prende il simbolo A con uno spasimo di fantasia e questa vale la variazione della velocità diviso per l'intervallo di tempo necessario a variare la velocità. V si misura in metri al secondo, T in secondi, quindi metri al secondo diviso secondi diventa metri fratto secondi al quadrato. Il sistema internazionale l'accelerazione si misura in metri fratto secondi al quadrato. Ok? Tutto chiaro? Se l'accelerazione, la velocità cambia, ma l'accelerazione rimanesse costante in un moto, ho un moto uniformemente accelerato. Se A è costante nel corso del moto, allora parlo di moto uniformemente a
Ok? Abbiamo poco fa abbiamo fatto un esperimento, una misura, e abbiamo misurato la caduta di una palla. E vi rimostro il filmato. Ok? Nel corso del video l'audio non ci serve. La palla da basket cade verticalmente e il filmato, in quanto una serie di fotografie distanziate una dall'altra di intervallo molto piccolo, ci permette di studiare il moto, che è un modo molto rapido di acquisire una legge oraria. Altrimenti il moto, in particolare la caduta verticale, è molto più difficile da studiare. Ok? Andiamo a vedere che tipo di moto è. Vediamo quale dei due filmati tra questo e il secondo si presta meglio. Ma forse il secondo. E andiamo ad analizzarlo con... Vediamo se c'è, se l'hanno tolto. Non vedo più. Andiamo ad acquisire il filmato, basta trascinare con l'area di lavoro, portiamo il secondo. E per prima cosa andiamo a selezionare l'intervallo di fotogrammi che ci interessa. Cliccando sul pulsante play, vediamo che ad esempio la palla comincia a cadere. Associare al nostro sistema degli assi cartesiani per poter tracciare la posizione. Anzi, no, scusate, ancora prima fissiamo la scala dell'immagine, quindi andiamo a fissare un astro di calibrazione. Informiamo il software di qual è la scala della nostra immagine. Questa doppia freccia serve proprio a individuare la distanza campione. La fissiamo agli estremi della barra del nostro righello di riferimento e diciamo, cliccandoci sopra, questo vale 1,00 un metro. Adesso il computer sa che quella lunghezza vale un metro e scala tutte le lunghezze di conseguenza. Non mi serve che sia visualizzato, quindi riclicco per toglierlo. Questa icona mi permette di associare un sistema di assi cartesiani, questa è l'origine, la spostiamo per esempio nel punto di partenza della palla. Poi andiamo avanti col filmato per vedere se è correttamente allineata, grosso modo sì, la lascio così, la ritorno e poi informo il filmato, il software, su che cosa andare a seguire, dico cosa tracciare, e questa è la parte più difficile.
per cui il software fa un lavoro molto importante. Diciamo che vogliamo seguire un punto di massa, che lo indicherà con un tracciante rosso. Ecco. Cliccando su maiuscola e con control, il mirino, il puntatore diventa un mirino. Lo centro sulla palla e l'area rettangolare rossa è l'area di ricerca. Lui cercherà l'immagine del pallone all'interno di questo riquadro, quindi senza sfruttare l'intera immagine, così fa prima. E con l'altro indicatore, il quadratino rosso, seleziono l'immagine che mi interessa, cioè questo particolare del pallone, più o meno, in modo tale che non abbia dubbi su cosa seguire. A questo punto no, un po' troppo largo perché prende anche il bordo. Lo restringo ancora un pochino, un attimo. Ok, proviamo così. A questo punto lui cercherà questo modello su tutti i fotogrammi. Ha acquisito quello che deve cercare e considera fotogramma dopo fotogramma dove si trova questa immagine nella foto e la traccia, cioè pone un marcatore dove c'è questa crocetta e quindi acquisisce molto velocemente la legge oraria. Andiamo su cerca e lui procede. Se ha dei dubbi mi chiede. Sotto abbiamo il numero di fotogramma che sta considerando, siamo a 114. In diretta grafica anche la legge oraria. Qui la X non ci interessa perché in realtà non interessa la coordinata verticale, sarà la Y, la guarderemo dopo. La spaziatura è più piccola che non tra la 23esima e la 24esima, quindi a parità di tempo, un 60esimo di secondo, qui si è spostato di meno che in questa regione, quindi la velocità non è la stessa. Andiamo a vedere, chiediamo al software di farci il grafico della coordinata verticale, la Y verso T, quindi qui clicco sulla variabile graficata qua sopra e scelgo anziché X, Y. Dopodiché faccio ingrandire l'immagine e qui il computer di suo unisce i puntolini con una dei segmenti, a me non interessa, ma per adesso. E qui è abbastanza evidente che il moto non è più descrivibile da una retta. Se provo a farlo, se provo a sovrapporre una retta su questa legge oraria, analizza tutta la curva, la retta migliore è questa, ma non copre tutti i punti. Questo moto non è un moto uniforme, perché il grafico del moto non è una retta. Quindi il moto di caduta libera, trascurando le zette dell'aria d'accordo della nostra palla, non è un moto, è un moto in cui la velocità cambia. Se non è una retta, che cos'è?
non è una curva di primo grado, proviamo con una curva di secondo grado. Prossimamente su questi schermi faremo la parabola. Proviamo con quella. Udite questo, effetti speciali. È una parabola. Qua sotto vedete l'espressione matematica della parabola, è una curva di secondo grado. La coordinata y, questione verticale, è un coefficiente per t alla seconda, più un altro coefficiente per t, più c, cioè è un trinomio di secondo grado. Vi dico subito che il coefficiente di t alla seconda è la metà dell'accelerazione. Ed in quanto coefficiente non dipende dal tempo, quindi tutte le volte che trovo un moto descrivibile da una parabola, cioè da una curva di questo tipo, so che l'accelerazione è non la velocità è costante, ma l'accelerazione è costante, perché è un parametro, un coefficiente. Quindi, moto di caduta del corpo in questione, la palla, è un moto non uniforme, cioè la velocità cambia, ma è un moto dove rimane costante l'accelerazione, cioè la rapidità con cui la velocità cambia. Possiamo fare anche di più. Possiamo andare a chiedere al software di mostrarci direttamente la velocità. Proviamo questo. Qui il calcolatore calcola, cioè il software calcola direttamente la velocità in verticale, la velocità lungodistica. E qui vedete che i dati sono un pochettino più sparpagliati attorno alla rete. Perché? Perché le misure hanno comunque un'incertezza, cioè comunque qualche incertezza nell'individuazione esatta dell'immagine, nella collocazione esatta del marcatore al centro della palla, che produce effetti, come si dice, di rumore. Okay? Però tutto sommato sono abbastanza ben distribuiti lungo una retta. Se il moto fosse uniforme, velocità costante, questa retta avrebbe pendenza nulla, sarebbe una retta orizzontale. D'accordo? E perché la velocità, in quanto costante, non cambia nel tempo, assume sempre lo stesso valore. Ok? In questo caso, invece, poiché la velocità cambia, il moto è un moto accelerato, ma l'accelerazione è costante, quello che ottengo è che la velocità si comporta come una retta in termini di t. Ok? Quindi due differenze grosse rispetto al moto uniforme. La legge oraria non è più una retta, ma è una curva, in particolare una curva che si chiama parabola, che studieremo, ripeto, in dettaglio più avanti. Il grafico della velocità, la relazione velocità-tempo, non è più una retta orizzontale, ma una retta con una pendenza non nulla. D'accordo? Che potete dire della pendenza di questa retta? Questa è una curva che all'aumentare del tempo dà un'ordinata che sale o scende? Decresce. Perché? Inoltre c'è un curioso trattino orizzontale su questi numerini. Per quale motivo? Perché sono negativi. La velocità va verso il basso. Perché la palla sta cadendo. Quando abbiamo fissato il sistema di coordinate cartesiane, abbiamo posto l'origine nel punto di partenza. Quindi cadendo le coordinate spazzano la regione delle y negative a. Inoltre la coordinata y diventa via via sempre più negativa perché si sposta sempre più verso il basso, quindi lo spostamento, il delta y, è negativo perché passa da un numero meno negativo a uno più negativo muovendosi verso il basso.
Quindi è coerente il fatto che la velocità aumenti ma in segno negativo. E quindi l'accelerazione, poiché la velocità diventa sempre più negativa, e l'accelerazione è delta V più delta T, è anch'essa negativa. Se andiamo ad analizzare il grafico della velocità, il sistema ci dice che il coefficiente A che dà l'accelerazione stavolta vale meno 1,025 per 10 alla 1, quindi meno 10,25. Cade con quell'accelerazione. Questa accelerazione, poiché la palla è un corpo che cade sulla superficie terrestre, non è altro che quella che altrimenti si chiama accelerazione di gravità. E questa è un'ottima misura per qua dobbiamo tutto fare, perché in realtà il valore standard conosciuto sulla, in medio sulla superficie terrestre è di 9,8. Quindi siamo molto, molto vicini a quello che avremmo dovuto trovare. Poi ci sono incertezze sulla scala dell'immagine, eccetera, però meno 10 invece che meno 9,8, va bene. Domande? Se chiudiamo questo, possiamo anche andare, però in quel caso lo sparpagliamento dei dati sarà ancora più grande, possiamo andare a chiedere al software di farci il grafico dell'accelerazione lungo Y. E qui vediamo che appunto c'è un po' più di confusione. Però grosso modo si distribuisce con una fascia abbastanza costante. Però l'incertezza pesa molto. Ok? Diciamo che per quanto abbiamo, la un'ottima descrizione del moto, è un moto con una legge oraria parabolica e quindi un moto ad accelerazione costante. Domande? Bene, grazie dell'attenzione, non perdete i prossimi episodi.